Buongiorno a tutti, un saluto di nuovo da Centro Studi Galileo da Galileo TV, in diretta alla mostra Convegno Expo Comfort, dopo oltre 2 anni di stop, 4 anni dall'ultima edizione per la precisione. Sono qui con Vincenzo Scarano di General Gas Cryo, ho il piacere di dare il benvenuto, direttore dei servizi ambientali. Partirei subito con una domanda a bomba. È in arrivo la nuova revisione F-Gas, attualmente sappiamo che è oggetto di discussione, ci sarà ancora qualche mese per fornire feedback e via discorrendo, e sappiamo che i tagli saranno nettamente più netti rispetto a quelli ai quali eravamo preventivato nei mesi e negli anni precedenti. C'è un commento su questo? General Gas ha qualche soluzione per i nostri tecnici? Sì, allora, innanzitutto buongiorno anche da parte mia, buongiorno Alberto, un piacere rincontrarci dopo, insomma, gli stop forzati, rincontrarci in presenza, perché poi non abbiamo mai smesso di incontrarci online. Un paio di webinar li abbiamo fatti, Un sì. paio di webinar li abbiamo fatti e anche voi ci avete seguito numerosi durante questi appuntamenti. Sì, sicuramente sì. Allora, noi abbiamo grande preoccupazione, ma c'è una preoccupazione che non è soltanto nostra come attori della commercializzazione dei refrigeranti, ma è una preoccupazione che si sta diffondendo tra i produttori delle apparecchiature, perché in Commissione europea si sta discutendo di una revisione del regolamento F-Gas che porti ad un phase down accelerato, quindi a dei tagli rispetto alle previsioni di utilizzo delle quote F-Gas, ad un'estensione del regolamento al 2050, a nuove limitazioni d'uso in diverse applicazioni e tecnologie. E questo sicuramente è un aspetto, rispetto alla bozza che abbiamo visto circolare, che ci preoccupa alquanto. Allora, in un momento del genere, noi rilanciamo con l'idea dell'economia circolare del gas refrigerante, che è già qualche anno che noi implementiamo, ma che quanto, diciamo, in questo momento è quanto mai attuale, perché grazie a questo meccanismo sarà possibile, come dire, recuperare delle quote aggiuntive che potranno essere la stampella rispetto alle quote che si potranno commercializzare secondo i nuovi tagli. Mi spiego meglio. In presenza di tagli alle quote, la preoccupazione è che non ci sia sufficiente refrigerante per caricare le nuove apparecchiature e per i servizi in campo, quindi per i service, per le manutenzioni. Allora, in questo scenario, l'idea di poter recuperare il gas refrigerante dalle apparecchiature attualmente esistenti durante i processi di retrofit, di ammodernamento, piuttosto che di dismissione per la realizzazione di nuovi impianti, ecco, recuperare il refrigerante e portarlo nel circuito virtuoso dell'economia circolare del gas refrigerante, quindi convogliarlo verso impianti come General Gas che fanno una rigenerazione del refrigerante e poi lo reimmettono in commercio come gas rigenerato, che ricordiamo a chi ci sta guardando è un gas assolutamente identico al gas vergine perché ha le stesse caratteristiche chimiche, fisiche, le stesse performance rispetto allo stesso standard di riferimento internazionale ARI 700, ebbene, questo gas rigenerato potrà valere come quote suppletive, quindi rappresenterà delle quantità aggiuntive rispetto a quelle previste che aiuteranno il mercato e diverse tecnologie a sopravvivere ed andare avanti. Questa è un po' la nostra idea. Ottimo, ottimo. Tra l'altro una piccola nota che mi sento di fare è che alcuni studi di cui abbiamo parlato anche in webinar passati sembrano indicare che alcuni gas refrigeranti, una volta rigenerati, funzionino meglio della prima volta che sono stati utilizzati, per cui è sicuramente una soluzione che i tecnici possono e devono tenere in considerazione. C'è qualche incentivo per i tecnici previsto? Certo, noi, come dire, da anni ripetiamo nel nostro programma dell'economia circolare dei gas refrigeranti che un meccanismo virtuoso possa funzionare solo se sia in grado di distribuire degli incentivi a tutti gli attori della filiera. Ed ecco quindi che nei nostri programmi noi prevediamo una valorizzazione diciamo, del gas recuperato. Diciamo, alla base del nostro meccanismo c'è quello di favorire la raccolta differenziata del gas refrigerante, quindi
in maniera molto simile a come al processo avvenuto nei rifiuti domestici diversi anni or sono, una ventina di anni fa, promuovere tutte quelle iniziative mediante le quali il gas possa essere raccolto separatamente, quindi evitando di miscelare tra di loro diversi refrigeranti. In tale, se riusciremo a raggiungere tale risultato, noi come General Gas siamo sicuramente in grado di rigenerare il refrigerante, e il nostro premio a chi ci ha conferito del refrigerante frutto della raccolta differenziata è una valorizzazione in denaro. Quindi noi abbiamo dei listini del valore del gas refrigerante rigenerato che sono in qualche maniera agganciati all'andamento del prezzo del gas refrigerante nel mercato, quindi incentiviamo e ristoriamo i manutentori, gli installatori, i soggetti che ci mettono a disposizione il rifiuto che diventa per noi la materia prima del nostro processo industriale di rigenerazione, per poter poi creare questa banca del gas rigenerato che è tanto importante per quello che abbiamo detto poc'anzi. Ottimo, quindi possiamo dire una soluzione che oltre a essere ecologicamente vantaggiosa è anche economicamente vantaggiosa. Assolutamente sì, e ne abbiamo testimonianza perché ormai sono diverse centinaia, potrei dire anche qualche migliaio, i soggetti che sono ormai beneficiari, che hanno già ricevuto degli incentivi da noi e quindi sono dei programmi che funzionano. Il nostro obiettivo è quello di adesso di farli conoscere quanto più possibile a una platea molto più ampia rispetto a quelli che sono i numeri che in questo momento riusciamo a raggiungere, e da qui la collaborazione chiaramente con importanti attori come il Centro Studi Galileo, che con la sua attività di continua informazione e formazione riesce a dare insomma amplificazione a queste informazioni, a questi processi. Perfetto, io ringrazio Vincenzo per il suo tempo e la sua disponibilità. E con noi anche un altro responsabile, un altro volto noto dei nostri webinar di General Gas, che sarà con noi tra qualche secondo. Nel frattempo saluto Vincenzo e lo ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi, grazie e un saluto a voi. Rieccoci quindi di nuovo con General Gas, in particolar modo, come vi ho promesso, con un altro volto noto dei nostri webinar e dei nostri convegni, Stefano Fedeli, Executive Manager sempre di General Gas. Benvenuto Stefano, grazie per essere qui di fare seguito all'intervento di Vincenzo. Grazie a voi, buongiorno, vediamo di affrontare qualche argomento sensibile. Assolutamente, in particolar modo con Vincenzo abbiamo parlato della nuova regolamentazione F-Gas e di quello che potrebbe rappresentare per i tecnici e per il settore. Certo. General Gas sappiamo che è leader di settore. Qualche dritta, qualche consiglio per i tecnici su come procedere, su come muoversi? Sì, sì, allora siamo in una fase critica, no? Perché abbiamo questa revisione F-Gas Review, no? La chiamano in inglese, questa revisione dell'F-Gas che è in arrivo, cioè ci stanno lavorando, ci sono delle commissioni che stanno dibattendo. Bene, la raccomandazione è, siccome noi dobbiamo essere pratici, no? Sul nostro mercato abbiamo del lavoro da fare, tanto lavoro da fare, dobbiamo mantenere i impianti in funzione, dobbiamo costruirne i nuovi. La raccomandazione che faccio è quello di attenersi su quello che abbiamo attualmente sotto gli occhi, che è la legge 517/2014 con tutte le declinazioni sull'operatività quotidiana. È ovvio che vi raccomando di tenervi informati su quello che sta accadendo, quindi leggere le testate, leggere Industria e Formazione, insomma tenersi informati, i blog, tenersi informati, ma stare su quello che c'è oggi. Ovviamente diciamo che è molto importante iniziare a lavorare però contemporaneamente sui nuovi gas, perché è vero che dobbiamo attendere la revisione per quello che sarà definitiva, ci stanno lavorando, ma è anche vero che una cosa è certa, che come si faceva in passato non si può andare avanti, bisogna dare una svolta, bisogna lavorare con gas a basso GVP, ad elevata efficienza energetica, e per farlo bisogna assolutamente impratichirsi, dicendo in maniera molto semplice, con i nuovi gas refrigeranti, e noi diciamo quelli a base di HFO in particolare, perché garantiscono delle ottime performance. Perfetto, ti ringrazio e ti faccio una domanda che ho in testa dagli ultimi webinar che abbiamo fatto insieme. Noi parliamo molto spesso di GVP e di TEWI all'interno dei nostri interventi. Abbiamo a volte un po' la percezione che
anche per i tecnici, anche per i televori, non sia chiarissimo quale sia la differenza tra TEUI e GVP e quale valore effettivamente influisca di più su quello che è il benessere ambientale complessivo per il nostro pianeta. Qualche dritta in merito? So che tu sei un esperto. Bella domanda, bella, grazie. Perché il GWP, detto Global Warming Potential, è un valore, è un coefficiente un po' vecchiotto, no? Che ormai mostra tutti i suoi anni. Giustamente il progresso richiede di migliorare questa analisi. Cioè il GWP ti dice quanto inquina a livello di effetto serra, e te lo dice in termini di tonnellate di CO2, è un indice, quando perdo in aria un determinato gas refrigerante. Perdo un chilo di gas refrigerante, cosa succede? Perché nel corso degli anni stabilizza in atmosfera, quindi riflette, cioè, lo sappiamo. Il problema è che il GVP, cioè questo effetto si chiama diretto di emissione di gas in aria, rappresenta la minima parte, la minima parte. Allora vi dico la statistica negli Stati Uniti, misurata da, ovviamente, come dire, l'ARPA degli Stati Uniti, no? La misura nel 2%. Il resto dell'effetto serra non è generato da questa emissione diretta, è generata l'emissione indiretta. Cos'è l'emissione indiretta? È l'energia elettrica, ma non solo. Quando costruiamo un nuovo impianto abbiamo bisogno di metallo, di rame, di ferro, elettronica, plastica. E questa roba, quando la costruisco, quando la fondo, quando la produco, inquina. Ecco, il TEWI, Total Equivalent Warming Impact, è un acronimo, vuol dire impatto complessivo effetto serra, somma gli effetti diretti, quindi la perdita di gas in aria, le perdite dagli impianti che purtroppo devono essere limitate secondo l'F-Gas, somma il consumo energetico, e che è la gran parte dell'inquinamento. Un kilowattora in Italia equivale a 360 grammi di CO2 immessa in ambiente. Se si lavora solo su GWP, si usa un refrigerante con zero GWP, che non esiste, zero GWP, ma si consuma il 30% in più di energia elettrica, è molto peggio che usare un refrigerante con 1000 GWP e il 30% in meno di consumo di energia elettrica. Penso che sia abbastanza evidente. Assolutamente, grazie per questa spiegazione. Una delle possibili soluzioni è l'utilizzo anche di refrigeranti che possono, insomma, venire un po' incontro a quelle che sono le esigenze dei tecnici del settore e dell'ambiente. So che sono sicuro che tu possa darci qualche dritta su quelli che sono, in particolar modo, gli HFO A2L che possono essere utilizzati per questo scopo, e ti chiedo anche un'altra cosa: che cosa può fare la formazione in questo senso? Cosa deve sapere un tecnico? Su cosa deve concentrarsi un tecnico quando vuole imparare a utilizzare meglio questi refrigeranti o quando vuole comunque impratichirsi con qualcosa di diverso dai soliti HFC? Ottimo, corretto. Sì, allora gli A2L entrano in gioco perché è necessario ridurre il GWP. È necessario ridurre i consumi energetici prima di tutto, però ci sono le leggi, la legge F-Gas, che impone un cammino di riduzione che sarà ancora più impegnativo, questo lo sappiamo, l'abbiamo detto. Quindi entrano in gioco gli A2L, che sono basati su idrofluoro alle fine, che sono un pochino più reattivi, tendono, diciamo, a generare un certo tipo di calore, di fiamma, no? Quindi questi A2L, i più importanti, con GWP inferiore a 150, che popoleranno, diciamo, il panorama della refrigerazione commerciale e industriale nei prossimi anni, sono 454C e 455A, uno prodotto della CMURS e uno prodotto della Honeywell. Per quanto riguarda l'aria condizionata, abbiamo l'R32 arcinoto, poi abbiamo il 454B, 452, principalmente 454B e l'R32. Poi abbiamo gli HFO puri, ok, questo è abbastanza noto, quindi cosa succederà? Che ci aiuteranno a conseguire gli obiettivi, aiuteranno tutti noi a costruire inizialmente nuovi impianti e a mantenere in funzione quelli che poi saranno esistenti con gas che inquinano molto poco a livello di emissioni dirette. A livello di emissioni indirette abbiamo detto che è la cosa fondamentale, e lì bisogna ottimizzare il funzionamento, scegliere il corretto gas per ogni applicazione. La formazione è importantissima, perché quando c'è un cambiamento epocale come questo, ci ricordiamo la compatibilità elettromagnetica, per esempio, ci ricordiamo la PED, no? Quando bisogna conoscere l'argomento, bisogna informarsi, frequentare corsi di formazione, leggere tanto, dedicarsi del tempo è necessario. Oggi è necessario, non è più
come i nostri ragazzi oggi, i nostri bambini alle elementari imparano l'inglese, almeno mio figlio sta cercando di imparare l'inglese, per noi oggi non è più come una volta, dobbiamo conoscere le cose. Quindi il ruolo dell'informazione, soprattutto per gli A2L, è fondamentale, perché si scoprirà che non è difficile lavorarci, a patto che si conosca l'argomento e ci si faccia anche guidare da chi già queste cose le sta studiando ogni giorno. Perfetto, io ringrazio Stefano per il tempo che ci ha dedicato, come ho ringraziato anche Vincenzo prima. Sul sito di General Gas, sui canali di General Gas, potete trovare tutte le informazioni sugli A2L e sui refrigeranti HFO, comunque alternativi. E vi ricordo sempre che su Industria Formazione, su Galileo TV e sul sito e sui social del Centro Studio Galileo potete comunque restare aggiornati tanto sugli ultimi processi di formazione, sulle ultime soluzioni per la formazione, quanto sulle attività che con General Gas e con tutti gli altri nostri partner noi svolgiamo per continuare a contribuire a diffondere la cultura del freddo in Italia, in Europa e nel resto del mondo. Stefano, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci.